Allora siamo qua perché nell'Aldo Moro ogni anno facciamo una settimana della solidarietà e quest'anno la settimana della solidarietà è stata dedicata ai disabili, alla disabilità e al rispetto del diverso. E i ragazzi hanno incontrato al termine della settimana Alessio Tavecchio, che è un atleta paraolimpico che a 23 anni ha avuto un incidente in moto ed è rimasto paralizzato agli arti inferiori. E da questa esperienza negativa lui è riuscito a costruire tutta la positività di una sua vita ricostruita e di un progetto grosso, un progetto importante che si chiama Open Village, che è un progetto per l'accoglienza dei ragazzi disabili e per la rieducazione dei ragazzi vittima della stessa esperienza di Alessio. E quindi Alessio è impegnato sia nel recupero che nella prevenzione. Infatti ha regalato ai ragazzi alcuni paraschiena per i ragazzi che vanno in moto, e gli stessi paraschiena oggi sono in vendita qui al mercatino, e alcuni ragazzi infatti li hanno già comprati, alcuni colleghi li hanno comprati da regalare ai loro figli che già vanno sulle due ruote. E niente, qua è nata da questa cosa l'idea del mercatino, ormai è il terzo anno e ogni classe cura una bancarella, c'è la bancarella dei libri, la bancarella dei lavori fatti dai ragazzi, dei quadri, dei giochi, dei vestiti, è un mercatino dell'usato a scopo benefico. Ecco, come vedete la scuola, l'Aldo Moro è una scuola che collabora tanto con i genitori, senza i genitori e senza i ragazzi il mercatino di oggi non si sarebbe potuto fare. Genitori e ragazzi sono uniti in questo caso per sostenere il progetto di Alessio Tavecchio e nell'anno poi sostengono tante altre iniziative. Domani l'Aldo Moro sarà in piazza per un'iniziativa sui rifiuti e sulla pulizia della città. E nei prossimi mesi l'Aldo Moro approfondirà anche altri temi di carattere ambientale, di carattere sempre legato alla solidarietà. All'inizio dell'anno la giornata della memoria e poi invece nel mese di maggio ci sarà la settimana dell'ambiente, che culminerà con iniziative pubbliche un po' come questa, però legate al tema ambientale, al tema del rispetto del territorio e dell'ambiente in cui viviamo. E quindi una scuola legata al territorio dove i ragazzi crescono non solo attraverso le materie che studiano sui banchi di scuola, ma anche attraverso l'esperienza della vita vissuta e della vita reale.